San Francesco al Campo, 6 giorni internazionale su pista al Velodromo Francone, ma non parliamo di pista questa sera, parliamo di strada, delle strade del Giro d'Italia, corsa che ha visto impegnata proprio pochi giorni fa Sofia Cilenti, giovane ciclista canavesana. Sì, per me è stato un sogno che ho realizzato, perché da quando sono piccola che voglio parteciparvi è stata un'emozione grandissima correre insieme ad atlete che ho sempre ammirato in TV. Purtroppo non sono arrivata alla fine, c'è stato un episodio con la giuria all'ottava tappa, il gruppo è partito forte, ci siamo frazionate in più gruppi e il nostro gruppetto è stato messo fuori quando non avevamo ancora superato il tempo massimo stabilito. Io però sono lo stesso soddisfatta di essere arrivata fino a lì e ho dato l'anima in quegli 8 giorni, spero il prossimo anno di rifarmi. Diciamo che la soddisfazione è anche esserci arrivata, perché la tua carriera è stata interrotta qualche anno fa, non da una questione ciclistica ma da una questione molto più seria. Esatto, quando avevo 17 anni ho avuto una diagnosi di un tumore e ho dovuto tirare fuori i denti, combattere la gara più importante della mia vita e sono stata sottoposta a chemioterapia. Dopo 2 anni sono guarita e mi ero promessa di tornare a correre in bici e così è stato fatto. Piano piano ho ripreso gli allenamenti, ho seguito i miei ritmi e sono riuscita ad entrare nel mondo delle professioniste grazie a delle squadre che hanno creduto in me. E quest'anno è arrivata questa convocazione al Giro che, al di là del risultato, è stata bellissima. Ecco, com'è l'esperienza del Giro? Appunto parlavi delle campionesse con cui hai condiviso la strada, le emozioni proprio del Giro. Diverse volte mi sono trovata in griglia di partenza dietro alla maglia rosa e alle maglie, solo in partenza purtroppo, perché per pochi chilometri tenevo il loro ritmo e poi quando si saliva, la strada saliva, io ero costretta a staccarmi insieme a qualche gruppetto, però è stata un'emozione grande, ho scoperto i miei limiti e ho preso più fiducia in me stessa per le prossime gare di un giorno, spero di fare molto meglio di quanto è stato fatto finora. E credo di essere cresciuta molto. Ecco, passando appunto all'aspetto tecnico, le tue caratteristiche tecniche quali sono? Mi sono sempre piaciuti i percorsi sali e scendi. Mangi e bevi. Diciamo che col passaggio di categoria, con la ripresa degli allenamenti, è dura sempre per me. È duro un percorso piatto, è duro un percorso in salita, ce la metto tutta sempre. E soprattutto nelle gare elite stringo i denti per finire le gare e in quelle open posso permettermi qualcosa di più e punto sempre più in alto, cerco di fare ogni gara un po' meglio. Ecco, parliamo un attimo anche della tua squadra. Con la squadra mi trovo molto bene, mi hanno dato questa grandissima opportunità di partecipare al Giro, Manuel, il mio presidente, ha sempre creduto in me. E mi ha sempre motivata, anche quando non andavo benissimo mi ha sempre fatto i complimenti e io sono contenta di essere con questo gruppo, anche se è distante, tante volte pesante il viaggio fino a Lucca. Io sono contenta di continuare con loro, credo anche il prossimo anno. Possiamo anche citarla, non c'è nessun problema. Conceria Zabri Fanini di Manuel. Quindi una squadra lontana dal Piemonte, però appunto in cui ti senti a casa. A casa sì, vale il sacrificio di fare questo viaggio che sono quasi 5 ore di macchina e mi porta mio papà fino là tutte le volte, perché preferisce così anziché prendere il treno, però è casa mia, è una seconda famiglia. D'altronde papà è giusto che paghi, perché è colpa sua se hai questa passione. Sono in bici adesso perché lui correva negli amatori e quando ero piccola mi allenava nel Veloclub Poreriese e grazie a lui che sono arrivata fino a qua, tra tanti sacrifici, perché nel femminile i sacrifici sono molto più presenti che nei maschi, in quanto le gare sono fin da piccole, sono molto distanti, ci sono poche gare femminili.
spesso mi dovevo confrontare con i maschi e è stata sempre dura, ma ci sono arrivata fino a questa categoria. Ecco, quello dello sport femminile, tra virgolette, discriminato rispetto a quello maschile, anche come attenzione della stampa, come attenzione degli sponsor, questo è purtroppo un problema trasversale che non tocca solo il ciclismo, sono poche le discipline dove c'è un'equità di trattamento tra uomini e donne. Sì, nel ciclismo si sente molto, tuttavia sta migliorando, però certe cose non vanno bene, ad esempio al mio Giro d'Italia questa incomprensione con la giuria non sarebbe capitata in un ambiente maschile. Purtroppo nel femminile il gruppetto dietro che rimane staccato di gregari o di chi fa più fatica come me non viene neanche considerato e succedono questi episodi. Inoltre gli stipendi sono praticamente inesistenti, lo si fa più per passione, però sono convinta che negli anni può migliorare di molto perché stiamo andando per la giusta strada. Obiettivi a breve e a lunga scadenza, quindi per il prosieguo della stagione e in prospettiva per gli anni futuri? Per il prosieguo della stagione ho molte gare in programma, sono per lo più gare di un giorno. Verso fine stagione avrò delle corse a tappe di 3-4 giorni. Spero di fare meglio che inizio stagione. L'obiettivo più importante non riguarda la scuola, cioè il ciclismo, ma riguarda la scuola. Il prossimo anno avrò la maturità e punterò fino a luglio su quella. Il prossimo anno credo di continuare sempre con la Conceria Zabri e per gli anni da seguire si vedrà. Ecco, se tu dovessi dire oggi quale gara vorresti vincere? C'è una gara che è un po' il tuo pallino, che è un po' il tuo in obiettivo? In particolare no, però mi piacerebbe riuscire a fare una sorpresa, una fuga, in qualsiasi gara arrivare e tagliare il traguardo a braccia alzate. So che è difficile, per me a volte finire delle gare dure è già una vittoria.